Ed ecco il dispositivo alimentato da uno ionizzatore. Come si vede, ho prelevato dal positivo, sono andato su questo filo per caricare il collettore. Da questo, come al solito, va sulla candela. Alle due uscite, questa volta ho collegato in questo momento l'ingresso dell'oscilloscopio senza nessun tipo di carico. E questa è l'onda risultante, spero che si veda. Ho aumentato la luminosità. Purtroppo compare ogni tanto. Questa è a vuoto. Si può osservare che qui sì, c'è un prolungamento. Sollevo la traccia. Vedete? Continua per approssimativamente in altri tre quadretti. Così a vuoto la scarica è di 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadretti più 3 picco picco. Se si riesce a vedere, sono 0,2 volte di visione, ma la sonda è impostata per 10. Quindi sono 2 volte quadretto, mi scuso per le riprese. Adesso inserirò un carico da 100 ohm. Come si può notare, ho inserito un carico da 100 ohm per verificare cosa succede. E questa è la traccia sull'oscilloscopio. Purtroppo, essendo le scariche ogni tanto, si può verificare questo. Si riduce sostanzialmente a 1, 2 quadretti e mezzo prima, quindi circa una piccola scarica, quindi sui 5 volt circa. Posso notare che se avvicino la punta aumenta fondamentalmente la frequenza, si stabilizza, però la tensione in uscita è la medesima. Non c'è nessun aumento di uscita nonostante avvicino l'elettrodo. Quando inizio ad arrivare a questa distanza, la scarica avviene solo saltuariamente, però l'ampiezza è sempre la stessa. Salve a tutti. Adesso ho inserito una resistenza da 10 ohm per verificare come la variazione col carico. Ovviamente la sonda è sempre per 10, si vede che il picco è ridottissimo. Per ingrandire e visualizzare la traccia, eccolo qua, in questo momento sono, ecco, a 20 millivolt per divisione. Come si vede, resta solo il primo picco iniziale della scarica. Seguiranno ulteriori esperimenti.